Ho bisogno di risposte. Sono qui, in questa cella. Ho completato già la mia prima missione da quando mi hanno rinchiuso qua dentro. Ma ancora non so quanto ci vorrà per avere notizie sul mio fato. Ehi, Creeper! Voglio avere udienza con il re! Che è stato sto rumore? Ehi, ma chi c'è qua sopra? Hai messo qualcosa nella chest? Ha sostituito il libro. Completa la prossima missione e avrai udienza con il re dei Creeper. Non ho risposto alle mie domande. Va bene, completerò l'ennesima missione. Poi avrò modo di parlarci. Ragazzi, questo Griffing si è rivelato essere il più lungo e incredibile che io abbia mai fatto. Perché ho dovuto dividere l'episodio in due episodi, di cui questo ne sarà la prima parte. Ma ragazzi, se arriviamo a 20.000 like già questa settimana, vale a dire venerdì, vi porterò la seconda parte in anticipo. Il castigatore. Fregno come la fregna. Non c'è dubbio, questo ragazzo ha proprio bisogno di venir castigato. E così sia. Ok. Perché c'è un clima stranissimo? Sono entrato nel tramonto? Penso di sì. Va bene. Qui ci sono degli orsi polari. Non ha nessun fottuto senso la presenza di un orso polare qui. Che cazzo sta succedendo? E oh mio Dio, che cos'è quello? Un grattacielo steampunk. Che cosa strana. Lì c'è un'enorme struttura. E penso sia una statua, un'aquila. Ok, questo salto potrebbe essere mortale, ma ce l'abbiamo fatta. È dura la vita dei Griffer. Questo è un bioma abbastanza gigantesco e a quanto pare c'è una casa su questa parete. Mio Dio, è un server enorme. Come farò a griffarlo tutto? Ok, sono appena salito oltre le nuvole e qui c'è il piedistallo di questa enorme statua che non so che diamine rappresenti. È una sorta di aquila o di fenice. All'interno c'è ovviamente l'uovo del drago che già spostiamo perché non ci piace che sia lì. Nel mentre qualcuno lì sopra ha fatto una mega casa che forse è accessibile da quella cascata, mi viene da pensare. Il problema è come ci arriviamo a quella cascata e soprattutto perché ci sono dei recinti laggiù. Oh mio Dio, c'è un mega slime block. Sapete che sarebbe figo provarci? Wow, 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 wow. Ero troppo distante. Forse è il caso per una volta di farsi degli attrezzi, tanto per cominciare, giusto perché non mi va sempre bene che trovo i diamanti alla prima casa in cui entro. E questo server sembra abbastanza complesso da esplorare. Qui c'è subito la pietra, quindi direi di cominciare con degli attrezzi in pietra. Vai così. Mi è appena esploso un creeper attaccato al culo, vero? Immagino di sì. Beh dai, almeno mi fai raccogliere un po' di blocchi così facili. Grazie mille. Allora, tre blocchi per il piccone, uno per la pala, due blocchettini per la spada e infine ce ne serviranno altri tre per un'ascia. Boom! Eccoci qui ragazzi, abbiamo tutto un set e ora possiamo esplorare. Non so se morendo perderei tutto, non credo ci sia la Keep Inventory. Dobbiamo assolutamente, mi stanno sparando tutti quanti. Ok, dobbiamo scappare da qui per prima cosa. Aia, 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 mi butta giù sto stronzo se non mi muovo. Cosa c'è qua? Perché non riesco a salire? Ok, ce l'abbiamo fatta, intanto fulmini. Ah, un altro trampolino a quanto pare. Merda, 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 merda! No, 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 no! Oh, ho un cuore. E sono messo veramente male, perché ci sono anche degli scheletri qui in giro. Ciao, ciucchino, ciao, pecorelle. Mi serve della carne, però. Aspettate un attimo. Vieni qui. Ah, ok, siamo full vita. Ora dovremmo recuperare. E quella cascata, secondo me, è la via d'ingresso del tutto. Metti la testa fuori, sennò ci muoio anche soffocato. Oddio, sono arrivato in cima alla cascata, ma in realtà qua non c'è assolutamente nulla. Mettici un blocco. Oh, 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 non cadere. Non cadere, metti un blocco lì. Ok, ok, sali. Sali, sali, sali. Oddio, 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 ce l'abbiamo fatta. Ok, dobbiamo continuare a salire nella roccia. Ma quanto diamine è alta questa parete? Da un'ora che sto scavando. Avrà mai una fine, mi chiedo? A che altezza siamo? Siamo all'altezza 188, per Dio! Oh, finalmente! Da questa parte c'è una casa. È stato davvero dura raggiungerla, ma ce l'abbiamo fatta. E ci sono teste di creeper. Iniziamo davvero male. Per il momento non mi metterò a bruciare le bardature e cose del genere. Abbiamo ben altro a cui pensare, tipo un modo per sfamarci. Oh, sì! Cibo! Cibo! Fottutissimo cibo! Non ho bisogno di queste cose, via! Abbiamo trovato del cibo vero, del cibo buono.
Tipo, è tutto crudo però qui. Che palle. C'è del cibo cotto in queste 3000 fornaci. Utile. Le dividiamo e ci mettiamo a smeltarle. Intanto esploriamo, esploriamo un pochettino. Altre targhette, ceste nelle ceste. Mangia altra torta. E qui? Una cantina. Ah, il magazzino. Letti, decorazioni. Dei blocchi, abbiamo degli slime block, potrebbero tornarci utili. Decorazioni, blocchi, blocco di diamante e vai, ossidiana, ce la pigliamo. La testa dell'Ender Dragon, guardate quante teste hanno. Come l'avete avute queste teste, eh? Cittoni. Oh, la madonna, le verghe di Blaze pure. Ma stiamo scherzando, allora, tutta questa lava ci servirà sicuramente. Se non troviamo della TNT nell'immediato... sarà molto utile. Che cos'è questo? Vabbè, noi ci passiamo a modo nostro, dai. Chest iper segreta dove smelta roba, a quanto pare. Fa le pozioni. Oh! Boom! Ci siamo, ragazzi! Qui ci sono robine, qua. Porca Eva! Ok, raga, siamo a posto. Oh, un'armatura full diamante. Ora sì che iniziamo a ragionare. E questi attrezzi, beh, mi servono. Quindi, zio, diventano tutti miei. Arco Power 4. Direi che ci può tornare sicuramente utile. E una bella spadina. Sharpness 4. Sì, dai, direi che ci può stare. Varie decorazioni, ragazzi. Non ho una porta segreta perfino. Ender Pearl, ottimo, ottimo, ottimo. Ma è enorme questo posto, ragazzi, è fottutamente enorme. Pozioni di resistenza dal fuoco, non me lo dire. Queste probabilmente mi serviranno per entrare qua dentro. Una stanza, sì, c'è una stanza segreta anche qua. E una sorta di fontana con un buco che ci porta in una mega stanza segreta. Guardate qui che cosa stiamo trovando. La Notch Apple. Ma davvero? Wow! E qui ci saranno i tesori definitivi? Vabbè, ragazzi, abbiamo trovato il tempio del cheating. Netherstar, c'è di tutto. Vabbè, questo tesoro non può rimanere qui, ragazzi, voi lo sapete bene. Potrebbe essere citato, potrebbe essere una sorta di premio dato dall'admin. Però la cosa non mi piace, questo è poco ma sicuro. Quindi eliminiamo tutto. E ora abbiamo un grosso problema. Come ci risalgo là sopra? Mi servirebbe però della TNT, eh? Potrei farci grandi cose in un server del genere. Un sacco di cesta a caso. Madonna, ma quanto materiale hanno in questo server, ragazzi? Troppo diamante, troppo! Non ho mai visto così tanto diamante. Via, brucia tutto. Anzi, una bella colatina di lava e dovrebbe andare tutto a farsi fottere. Guarda qua. Mamma mia. Ciao, ciao. È stata abbastanza devastante come cosa. Non abbiamo ancora trovato una chest con della TNT, per esempio. La cosa mi infastidisce parecchio perché mi servirebbe della TNT per far fuori tutto, sapete? Cibali, attrezzi, armi, varie. Niente. Trasporti, pietra rossa, TNT, ragazzi, guardate le frecce di tutti i tipi. Ma siamo fuori. Ah, prendiamo tutta questa bellissima TNT. Torce e ragazzi, è praticamente fatta. Qua c'è un altro passaggio segreto per il Nether. Aspetta, ho bisogno di cibo. L'avevo messo a smeltare, ma qua c'è cibari. E infatti c'è cibo già pronto. Ed entriamo nel Nether. Ok, cosa sarebbe quella cosa? Una vagina? Che cazzo? Ma che cos'è? Via, diamoli fuoco! È fatta malissimo, non l'ho capita. Qui c'è uno slime block, perché? Sono meglio i metallica dei creeper? I metallila? Che cazzo? Sono meglio i metallica dei creeper? Ma cosa vuol dire? Ho sbagliato non capisco! Cosa vuol dire tutto ciò? Ed è tutto fatto di ossidiana. A parte, caro mio, la pixel art del creeper, che ovviamente l'andremo a levare tra pochissimo. Ma qua sotto cosa c'è? È un collegamento con una fortezza del Nether. Ovviamente non perderò tempo a distruggere una scritta in ossidiana. Sono un griffer, ho il mio da fare, non posso star qui le ore. Però questa bellissima faccia di un creeper la possiamo tranquillamente eliminare con un po' di fuoco. Molto easy. E ora possiamo tornare nel mondo reale e dare via alla mattanza. Questa casa dovrà scoppiare, ragazzi. La distruggeremo per intero. Ok, potremmo partire da qua sotto. Qui abbiamo già messo un po' di lava. Quindi iniziamo a dare fuoco con il nostro acciarino. Mamma mia, inizio già a sentire distruggersi tutto. Che bello, che bello! È stato sofferto arrivare fino a qui e trovare questi materiali. Però, ragazzi, finalmente abbiamo la distruzione che tanto abbiamo agognato. Tutta questa casa deve bruciare, deve scomparire. Gli armor stand sono già esplosi, sono saltati tutti. Ma non è finita, è tutt'altro che finita.
Cos'è sta roba? Perché mi spegne le luci? Che cazzo me ne faccio? Brucia tutto! Tutto questo fottuto magazzino, via! Questo Nether non mi ha soddisfatto, direi di cancellare anche questo stupido portale. Mi sento molto osservato da voi cani e mi spiace se probabilmente morirete bruciati o esplosi qua dentro. Però ragazzi, io devo fare il mio lavoro, niente di personale, ve lo posso assicurare. Ragazzi, siamo pronti a farla? Siamo pronti? Boom! E adesso scappiamo velocissimamente perché sta per esplodere tutto quanto. Via! 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 Ciao ciao! Ah, è stato soddisfacente salire fino qua sopra e poi distruggerli tutto. Ma ragazzi, è solo l'inizio, perché lì c'è una sorta di grattacielo enorme che mi preoccupa non poco. E ci sono dei salti da fare con gli slime block. Questa cosa non la distruggiamo, voglio usarli questi trampolini. Via, buttiamoci. Boom, boom, boom. Non ce la faccio! Raga, mi sono interperlato all'ultimo, non ce l'avrei mai fatta ad arrivarci. Mamma mia, che cazzo di riflessi ho avuto? Cos'è sta roba? Avrà qualche utilità tutto ciò? Ci sono anche dei kart con le TNT, per quale motivo? E qua, a quanto pare, c'è un'enorme statua di una sorta di aquila. Ah, guardate dove è finito l'uovo. Facciamolo saltare, così ce lo rubiamo, come al solito. Boom! Dov'è finito? Ah, cavolo, è droppato nella lava. Ah, tra l'altro c'era una cesta segreta con l'elitra! Ma pensa a te che furbetti! Pensa un po' a te. Allora, qua diamo fuoco un po' alla struttura. Ci aiutiamo con una bella torcia. Ragazzi, ma è enorme tutto ciò. Io voglio però iniziare a guardare cosa c'è lì. A parte ci sono tipo dei pini di ferro qua. Cosa vuol dire tutto ciò? Vai, svolazza. E cerchiamo di entrare in questa struttura direttamente dal balcone. Più o meno. Wow, questo è un griffing facile però. Potrebbe essere una sorta, un abbozzo di mercato. Sembrerebbe qualcosa del genere. Vediamo se c'è scritto qualcosa. Nope. Il cerchio delle streghe. È una sorta di tempio nascosto. Tra l'altro qui, oh mio Dio, ci sono chest con ogni cosa. E ci possiamo fare anche, guarda, c'è anche il ferro, perfetto. Un sacco di acciarini. Qualcuno ha joinato il gioco, ragazzi. Questo potrebbe essere un grande problema. Non mi succedeva da un sacco che qualcuno joinasse nel mentre sono qua dentro. Ma... oddio, sei Eren Blaze? Io non so di chi tu stia parlando, zio. Ciao. Non sto registrando. No, non ho ancora visto il casino, mi sa. Ok, ragazzi, le cose si fanno interessanti. Un'enorme torre da bruciare. Un server grandissimo. E una barca. Ah, ciao. Ciao, ciao. Oddio, cheat. Cheat sì, cheat no. Qua c'è dietro un enorme lavoro. Oddio, se ti vede il mio amico... vuole chiamare altra gente, ma noi abbiamo una missione da svolgere. Dobbiamo essere lesti e distruggere le enormi torri. Il server delle due torri, ragazzi. Non mi sarei mai aspettato un risvolto del genere per questa missione di griffing, ma si sta dilungando un sacco. Ragazzi, spero che voi siate in hype quanto me per quello che sta per accadere. Proveremo a fare la griffata più grossa mai vista. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto. Ci vediamo presto con il seguito. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti!